Sono venuto appena l'ho saputo. Saputo cosa? Hanno trovato Joe Cenere stecchito tra la Light e la Medium. Quando è successo? Ho ricevuto il messaggio via radio una mezz'ora fa. Che aspettiamo? Andiamo a vedere. Monopolio centrale a Nazionale 20. Attendete ordini. È stato avvistato uno spinello sulla Deluxe. Fate largo, per favore. Siamo gli agenti Morris e Colombo. Santa nicotina, lo hanno carbonizzato. Ma io riconoscerei la cenere di Joe tra mille. Sospetti quello che sospetto io? Joe Cenere era il nostro infiltrato nella banda che traffica incubani clandestine. L'assassino ci ha lasciato il bollino. E allora cosa aspettiamo ad arrestarlo? Senza prove? Quel figlio di una bomboletta sa come pararsi il buco della ricarica. Ma arriverà il giorno in cui alzi, pone faracilecca e sarò in prima fila a godermi lo spettacolo. Bene, ragazzi, tra un paio di miglia toccheremo terra. Il signor Zippone si aspetta che saprete ripagarlo per quanto ha fatto per voi. Qui parla la Guardia Nazionale di Smoke City. Vi ordino di fermarvi immediatamente. Oh, catrame! Quel puzzone di cenere deve aver fatto una soffiata! State entrando di contrabbando nel nostro monopolio. La vostra esportazione è illegale. Non opponete resistenza. Non cercate di fuggire se non volete costringerci a far fuoco. Ma signore, gli ordini erano di permettergli di raggiungere il porto. Ormai è troppo tardi, ragazzi. Ma signore... Niente discussioni. E ricorda, io sono il capitano e tu il mozzicone. Bene, Picciotti. Questa notte voglio che appena arriverà il carico da Cuba venga portato al magazzino di Bruno. D'accordo. Signor Zippone, i nazionali hanno intercettato l'invio da Cuba. Che decesti? Signore, dobbiamo parlare urgentemente con il nostro contatto nell'operazione, Frank Cerino. Bene, fatele vadere, sicuramente in scatola. Lo voglio immediatamente vedere. Col suo permesso, signor Zippone, ma Frank Cerino è sfuggito alla cattura. O almeno non era a bordo del guardia tabacchi quando è tornato in porto. E come ha fatto quel figlio di una fumatrice assatanata a sfuggire al controllo dei nazionali? Luigi, Mario, voi sapete cosa fare, intesi? Trovatelo e trinciatelo per feste. Oh! Miezzica, Frank, sono felice di vedere che riusciste a sfuggire ai nazionali. Sali, in ufficio ti aspettano. Sì, certo, vengo, ma... Niente, ma al capo non piace perdere tempo. Ehi, ragazzi, mi sembra che abbiate sbagliato strada. Zitto, testa di miccia. Ti conviene tenere la bocca chiusa se vuoi avere un futuro prospero. Allora, Cerino, facci luce su questa faccenda. Ragazzi, vi giuro che non so di che cosa parlate. No, così non va. Fai lo svedese, eh? Bruno, Trasi! No! Ti avverto, picciotto. Questa è la tua ultima possibilità. Va bene, vi dirò tutto, ma non mi strofinate! Vuota il pacchetto. D'accordo, è stato Cenere a soffiare tutto i nazionali. Beh, è stato facile. Un gioco da ragazzi. Andiamo ad avvisare il capo. Ah, piuttosto, Bruno, fagli una carezza. No! Ti ho detto che non accetto. È già tanto quello che ti abbiamo offerto. Il tuo amico mi sta offrendo una miseria, digli di smettere. Oh. Catrame!
Ehi, picciotti, fateci che sparite. Oh, per mille cose cenere, mi sono ficcato in un vicolo spento. Dove vai tanto di fretta, Gio? Ah, ragazzi, pensavo che foste due filtri piatti. Cenere, credo che tu abbia qualcosa da raccontarci, eh? Non so di che cosa parli, capo. Ti trattai come un figlio e tu me ripaghi con una soffiata ai nazionali. Io non so niente della faccenda dei cubani. Hai finito di fare il doppio gioco, picciotto. Ti sei fumato con le tue stesse mani. No! Quindi Al Zippone sapeva che Joe era una spia. È molto probabile, ma... Per favore, vorremmo avere una vostra dichiarazione. Max, fumo del Nicotine Trivium. Vorrei conoscere le vostre impressioni su questo caso. È una dimostrazione della barbarie e del terrore con i quali le bande dei mafiosi dominano su questa città. Ma io vi dico una cosa, tutto questo finirà. Sembra che il nostro piano per sviare l'attenzione dei guardiatabacchi sia stato abbastanza convincente. Non poteva andare meglio. La polizia ebbe il suo tornaconto e il sacrificio di Joe Cenere non è stato sparso al vento. Sviò l'attenzione da una ricarica molto più consistente. Sì, un piano perfetto. Ci siamo sbarazzati di uno che prima o poi avrebbe scoperto i veri rapporti tra nazionali ed esportazioni.